Questa è una spillatura ad ali ed elitre aperte di un maschio di Xylotrupes Cideon che purtroppo, non mi sono accorto, si è ribaltato, non è riuscito a rigirarsi. Io sono appena stato malato 3 settimane e non ho fatto in tempo a badare molto alle mie bestie. Sono stato in pronto soccorso con un po' di cose e non avendo fatto in tempo lui si è ribaltato, io non l'ho notato e quindi è morto, l'ho trovato così. Comunque è la terza spillatura così come vedrete che faccio. La prima mi è venuta molto bene, era su un maggiolino che ho trovato a Varese, me l'ho lontana. La seconda mi è venuta bene dietro, ma senza volerlo l'ho spillato storto, cioè era un melolonte ipocastani ed è il primo coleottero così grande, diciamo, che spillo in questo modo. Niente, spero mi venga bene. Allora, la prima cosa da fare è aprire le elitre, non so parlare. Quindi, la prima cosa da fare è aprire le elitre e sinceramente non so se ci sia una tecnica giusta per farlo. Io in realtà quello che faccio è andare a applicare una leggera pressione qua in mezzo, tipo che si aprono davanti, e con l'unghia magari provare ad alzare leggermente in modo che inizi ad aprirsi senza fare troppa forza, perché se si rompono poi sono complicate da gestire, diciamo. Dopodiché vado a intervenire con uno spillo e cerco di aprirle e di portarle nella posizione in cui naturalmente sarebbero durante il volo, o almeno è così che faccio io. Non prendete quello che dico per la cosa giusta da fare, perché comunque lo faccio a livello amatoriale, non ho mai studiato per fare questo tipo di cose, anche se è una strada che deve essere interessante da intraprendere, quindi sicuramente farò degli studi un po' più approfonditi in futuro. Quindi alzo senza romperla in posizione di volo e tiro fuori la prima ala. Ok, e faccio la stessa cosa con l'altra elitra, quindi alzo, posizione di volo, tiro fuori la seconda ala, scoprendo così anche l'addome. Quindi questo, una volta fatto questo, lo dico per esperienza, difficilmente si potranno richiudere le elitre in modo adeguato senza fare, non so, tagli alle ali o applicare colla, insomma. Ok, adesso credo che attiverò il flash anche per vedere meglio io. Ok, quello che andrò a fare adesso è posizionare prima, cercare di dargli una forma dritta, di dare una forma dritta al capo. Quindi corno cefalico, corno toracico più o meno in corrispondenza, in modo che poi non siano storti, anche se poi dei piccoli interventi dopo si potranno fare, non siano storti tra di loro, insomma, per intenderci. Dopodiché inizio a cercare con degli spilli di tirare fuori le zampe in una posizione che sia perlomeno visibile intanto, giusto per fare in modo che non siano da ritirare fuori dopo, insomma. Ecco, questa cosa può essere aiutata se prima di metterlo, di posarlo, di metterlo giù, insomma, proprio si prende in mano. Vi faccio vedere, tanto ancora non sono molto avanti, quindi va bene.
se prima di metterlo giù si prende e le zampe si tirano, cioè non so, magari anche se è fresco muore con le zampe adiacenti al corpo, molto vicine. Allora se si fa un'operazione del genere e poi lo si adagia, potrebbe essere poi più facile sistemare tutto nella giusta posizione. Di solito per fare le cose in modo più dritto si usa della carta millimetrata, si usa sia per coleotteri sia per tutto il resto, lepidotteri, neurotteri, ortotteri, tutto quanto. In questo caso non ce l'ho, ma ho una collezione molto modesta, non è niente di pretenzioso la mia collezione, quindi cioè probabilmente ci sono anche degli errori di cui ancora non sono a conoscenza, non essendo il mio mestiere. Ok, a questo punto si iniziano a cercare di mettere le zampe in maniera simmetrica. Io normalmente cerco anche di aprire tutto quanto, come in questo caso, magari bloccando, ad esempio, non so, qua, per fare in modo che non si sposti tutta la zampa, e cerco di aprire, dopodiché rimuovo lo spillo che avevo usato per bloccare la zampa e faccio la stessa operazione dall'altra parte. Sarebbe il caso di aiutarsi con delle pinzette entomologiche. Nel mio caso ho intenzione di ordinarle a breve, devo fare un ordine anche per altri preparati naturalistici che vedrete quest'estate, perché insomma, perché non li posso preparare adesso. Quindi userò queste ben meno delicate e più rischiose pinzette per le sopracciglia. Ok, come vedete le zampe ora sono bloccate in modo piuttosto simmetrico, il corpo è, mi pare, leggermente spostato rispetto al pronoto. Ok, stavo ragionando sulle corna, cercando di capire se fossero dritte tra di loro, ancora non lo so, ma diciamo che per ora sono l'ultimo dei problemi. Vorrei vedere se riesco a tirare fuori un paio di cose. Scusate se ogni tanto entro io nell'inquadratura o esce lui. Ok, le zampe centrali per ora le lascerò stare perché poi dovrò stendere le ali. E credo che lascerò stare anche qua dietro. Quindi ora passiamo alla faccenda elitre ed ali. Allora, innanzitutto controlliamo che il corpo sia ben dritto, cercando di essere il più delicati possibili per non distruggere il lavoro fatto davanti. Portiamo avanti l'elitra e la blocchiamo momentaneamente. Facciamo la stessa cosa con l'ala, ma senza bucarla. E facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Se il vostro esemplare è morto da un po' di tempo, mi raccomando, state attenti perché potrebbe essere molto delicato, soprattutto se non è stato messo in congelatore
non è stato fatto seccare. Per quanto riguarda gli insetti secchi, per farli riammorbidire, è sufficiente metterli all'interno di una scatola di plastica con dello scottex umido. Se poi all'interno della scatola di plastica c'è un ulteriore pezzo di plastica su cui adagiare l'insetto, normalmente è meglio. Qua c'è il torace bello pieno, alcuni lo svuotano. Io non ritengo che sarà necessario, perché a parte che probabilmente lo siringherò con dell'alcol o qualcosa del genere per fare in modo che non vada avanti a marcire, anche se non è essenziale, perché comunque è abbastanza rigido e non dovrebbe cadere né nulla. Comunque probabilmente per sicurezza una cosa del genere la potrei fare. Ok, ora possiamo togliere i blocchi alle elitre, che tanto non è che possano tornare molto indietro, e prendere questa. Questa cos'è? È della semplicissima carta forno, niente di più niente di meno. Possiamo tagliarla anche più piccola, tanto non ce ne serve una grossa porzione. Prendiamo l'ala con uno spillo, sempre senza bucarla, e facendo una leggera pressione, vabbè, possiamo anche prenderla con la mano all'inizio, facendo una leggera pressione poi con lo spillo, sempre senza bucarla, controllo che non vada fuori inquadratura, ok, sempre senza bucarla, portiamo l'ala in posizione di volo, o con la mano se è abbastanza grande, con lo spillo, insomma. È un'operazione che si fa anche con i lepidotteri. La portiamo nella posizione di volo, o se è semplicemente, cioè, o comunque nella posizione che più ci aggrada, come ci sembra più bello, insomma, a seconda del motivo per cui vogliamo spillarlo, se vogliamo metterlo in una bacheca entomologica, in una campana di vetro naturalizzato, insomma, a seconda di quello che vogliamo fare, ok. Quello che sarà da fare sarà prenderlo, mettere l'ala al di sotto e bloccarla con degli spilli in questo modo, ok, e fare nel modo più simmetrico possibile la stessa operazione dall'altra parte, dall'altro lato, cercando di non far spostare quell'altra cosa che io ho appena fatto. Mannaggia a me. Se avete degli spilli con la testa particolarmente grossa, tipo questo, potete, e avete magari del polistirolo abbastanza profondo, potete fare in modo che la testa vada a schiacciare proprio la carta forno, di modo che poi non si sposti. Esistono anche carte fatte apposta per questo, ma sono più indicate per i lepidotteri, se volete prenderle, perché anche le otterò alla fine non fa una gran differenza. Ok, di fatti si è spostata ancora, va bene. Niente, procedete così finché non avete una posizione che vi aggrada. Noi ci vediamo. Ok, una volta intervenuti sulle ali, dimenticavo che per farlo, se per caso il corpo si sposta, vale un po' per tutto, quando si interviene su uno dei due lati, si può bloccare con uno spillo in questo modo. Non è sempre necessario, però comunque diciamo che è consigliabile bloccarlo, per fare in modo che non si sposti. Poi, cos'altro? Allora, le elitre devono essere sempre nella posizione che piace all'occhio, e non parlo dell'occhio di Now You See Me 2, non so quanti abbiano colto la citazione, ma all'occhio nostro, quindi allora prima di tutto le togliamo da lì, gli diamo un'angolazione che ci può piacere, ok, e in qualche modo bisogna bloccarle. Ovviamente non possiamo bloccarle come le ali, perché l'angolazione sennò farebbe schifo. Quindi quello che io suggerisco è prendere lo spillo in questione, farlo andare sotto e fare in modo
che tenga sull'elitra senza bucare l'ala, nella posizione che piace a noi. Nel caso la nostra, la posizione che piace a noi sia ad esempio chiusa, possiamo richiudere le elitre, per dire, vabbè, adesso si sono sotto gli spilli quindi non si chiudono, ma è una cosa fattibile nel caso si volesse fare. Oppure si può andare a intervenire alla base sempre senza bucare null'altro e metterla così. Adesso guardo com'è, è un risultato che mi può piacere, quindi provo a farlo anche dall'altra parte e vediamo. Il risultato non mi sembra malaccio, dai, cosa dite? Ora a questo punto le zampe sotto le ali e quelle dietro. Direi di partire da quelle dietro più che altro perché poi ci liberano la strada a quelle davanti, semplicemente. Quindi le prendiamo sempre meglio con una pinzetta entomologica che al momento non ho a ricordo. E le blocchiamo. Le blocchiamo da entrambe le parti in modo simmetrico. Ripeto, comunque io sto facendo un lavoro per quello che serve a me. Se poi voi volete naturalizzarlo e fare in modo che si arrampichi su un ceppo di legno, potete benissimo bloccarlo in altre posizioni con le ali chiuse mentre combatte con un altro maschio, ad esempio. Se disponete di due esemplari maschi e volete naturalizzarli in combattimento, potete farlo, potete seccarlo mentre si accoppia con una femmina, potete fare quello che volete. L'importante è che piaccia a voi e che sia coerente con il lavoro che volete fare. Io ad esempio fino adesso non ho mai naturalizzato niente, ma è una cosa che mi piacerebbe fare, sicuramente in futuro farò. Ecco, ad esempio, questo è un problema con cui mi ritrovo praticamente sempre. La posizione della zampa, questa come vedete è adagiata e questa è in piedi, cioè facciamo finta che queste siano le due zampe, questa è messa così e questa è messa così. Ed è una cosa che mi dà un gran fastidio, sempre, tutte le volte che mi capita di gestire in questi cosi. Quindi, qua lo blocco, qua anche, tento di tirarlo su così e bloccarlo così. Ok, a questo punto dritto, ma come vedete la posizione non è più simmetrica perché questa va così e questa va dritta. Quindi adesso devo cercare di farla dritta anche quella in modo sempre simmetrico, perché l'occhio vuole la sua parte. Ecco, come vi dicevo, ci vuole delicatezza. Non so se vi siete appena accorti di quello che è successo. Nel caso non vi siate accorti, senza bestemmiare, ve lo dimostro io. Questo è quello che è successo. Ok, nulla di irreparabile, a parte il fatto che è molto interessante il fatto che sia venuto via anche tutta la parte interna. Qua sembra quasi un capello, molto interessante. Dubito che lo metterà mai a fuoco, però ci si prova. Ok, ho messo a fuoco. Vabbè, molto interessante. Comunque, quello che c'è da fare adesso, vabbè, in realtà non è nulla di che, è abbastanza facile poi da reincollare. Quindi io lo seccherò così, questa la seccherò a parte, poi dopo tac, la reincollo, facendo un'enorme cattiveria a questa zampa. Quindi taglio via il coso. Ok, perfetto. A questo punto è praticamente finito, nel senso che l'unica cosa che farei ancora è tirare più in qua senza romperlo, magari questo, la zampa sotto a quest'ala, e bloccandola in posizione più vicina al corpo ma cercando di non cambiare la posizione dell'ala. Ok, quindi
questa qua, invece questa zampa la spingo più sotto. Ok, va. Tac, questa zampa la porto fuori. Ok. E la blocco di modo che secchi in corrispondenza dell'altra. E poi quando io vado a incollare questo non ci siano cose. Ecco, nella mia sfortuna ho avuto fortuna, perché questo adesso comunque posso bloccarlo così. Sarà comunque un po' complicato, ma più facile rispetto a come sarebbe stato raddrizzarlo probabilmente. Quindi ok, quindi questa è la posizione in cui l'ho bloccata e in cui l'andrò a reincollare una volta che il tutto sarà bello secco, pronto, elegante, eccetera eccetera. Quindi ragazzi, perché stare attenti quando si possono reincollare le cose? Bravo! Bella mentalità della micchia! Vabbè, l'unica cosa che mi è rimasta da fare volendolo bloccare all'interno di una macchina entomologica è trafiggerlo nel modo più diretto possibile con uno spillo entomologico che va messo, senza distruggere tutto il lavoro fatto, in corrispondenza di dove sarebbe stato messo se le elitre fossero state chiuse. Quindi qua, ok, adesso l'ho leggermente schiacciato e stortato ed è, se sembra uno scarrafone spiaccicato, per dirla male. Quindi adesso, una volta fatto questo, lo ritiro leggermente su di modo che si rigonfi un attimo, dopodiché controllo se è tutto dritto e mi soddisfa, e poi lo lascio in un posto sicuro per minimo 2 settimane, di modo che si secchi e faccia la sua parte.